Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo e benvenuti in questo settimo giorno di Vlogtober. Anche se per te oggi è il 16, quindi, però non è il 16esimo perché per me è il settimo giorno in cui ho iniziato Vlogtober. Non so mai dove mettermi per prendere più luce. E tra l'altro nel video di sabato ti ho detto ci vediamo domani perché io sono avanti di 4 giorni rispetto a te, non pensando che domani, che sarebbe stato ieri, era domenica, e la domenica è il giorno in cui si sta in famiglia, quindi per scelta non voglio far uscire video. Sono contenta che questi Vlogtober ti stiano piacendo, questi 10 minuti, questi sprazzi di vita quotidiana condivisi con te. Sì, siamo proprio davvero ritornate ai vecchi tempi ed è bello e mi sta piacendo, anche perché sto vedendo ritornare nei commenti persone che sono sempre rimaste iscritte al canale e che forse aspettavano proprio questo, perché tutti gli ultimi video degli ultimi anni non sono tanto piaciuti. Però appunto YouTube segue me, perché alla fine racconta quella che è la mia vita, quella che è la mia reale quotidianità, quindi è ovvio che in automatico i video negli anni siano cambiati. Però insomma, eccoci qua. Ieri ci siamo lasciati col pacco da fare e il pacco alla fine è rimasto ancora così. Adesso lo chiudo, copro le scritte, metto l'indirizzo e passerà il papà di Miki a prenderlo, così si occupa lui della spedizione. Qui abbiamo l'alloro che ho lavato ieri, adesso è asciutto e posso metterlo via. Noi l'alloro lo usiamo praticamente dappertutto. Dappertutto vuol dire nei cassetti, perché allontana le tarme, in alcuni cibi, in alcune preparazioni di cibo, ma prevalentemente noi con l'alloro, come sapete, ci facciamo la tisana, alloro e limone, e la beviamo soprattutto d'inverno. Comunque, oggi ho deciso di non fermarmi, adesso mi metto sotto, riordino e pulisco. Ed iniziamo con questo Motivational Monday, video richiesto da te. Io ci provo, cioè nel senso che oggi ce l'ho fatta a farlo, nel senso che oggi mi sono stranamente svegliata senza dolori, quindi il lunedì delle pulizie di tutta casa, oggi ero super, davvero, davvero super, super carica e felice di aver dormito bene ed essermi svegliata appunto senza dolori. Pulizia del bagno, 3 panni, quello per passare il detersivo, l'altro per sciacquare, poi ce n'è ovviamente quello lì per il water. Mi hai chiesto anche di dirti i detersivi che utilizzo. Io per il bagno sto utilizzando i nuovi detersivi dell'Everdrop che ti avevo fatto vedere su Instagram, e mi sto trovando bene perché hanno dei nuovi principi attivi e la formulazione è davvero più forte, più densa e va realmente a pulire e disinfettare. Mentre per quanto riguarda la camera da letto, mamma mia come sto andando veloce, non riesco più a rallentare. Sono andata a passare l'aspirapolvere prima di passarla per terra, perché l'avevo appunto lavata il giorno prima, non avevo voglia di montare il picchio, anche perché il picchio a lungo andare va a tirarmi i fili del materasso, e con quello che l'ho pagato, che sto ancora pagando, lasciamo perdere. Tornassi indietro non lo comprerei più, ti dico proprio la verità. Per quanto riguarda la pulizia dei mobili, come al solito io sempre solo ed esclusivamente acqua e ammoniaca, che va a lucidare e sgrassare, ma ricordiamoci che l'ammoniaca non disinfetta. Passiamo alla cucina. Stessa cosa anche per quanto riguarda la cucina, sono andata a pulire le parti alte, le parti basse, insomma tutto l'esterno della cucina, casomai la parte interna la farò più avanti, anche perché in realtà non l'avevo fatta da molto, anche qui con acqua e ammoniaca, e sto utilizzando i panni che ti ho fatto vedere ieri, ma io sono avanti rispetto a te di 4 giorni, quindi oggi ho letto il commento di come si chiamano quei panni che cerco, e in effetti ti confermo che quei panni che tu hai visto nel video, non di ieri, in realtà di sabato, perché da domenica ho scelto di non fare video, non sono gli stessi.
Infatti ho dovuto passare la cucina prima con quei nuovi panni che tu hai visto sabato e poi ho dovuto riprendere un altro panno di quelli vecchi che non trovo per andare ad asciugare perché non asciugava per niente. Passata veloce anche qua la cucina, insomma non tanto veloce, tu la vedi veloce, mi hai già impiegato un'ora. Aspirapolvere dappertutto, sono andata a spostare i mobili, sono poi anche andata a pulire vetri, sono andata a bagnare le piante, le mie piante hanno le foglie vere, ma la pianta, l'orchidea, in realtà è finta, perché tanto mi morivano sempre. Ero ancora super carica, avevo proprio la motivazione a mille perché mi sono messa una musica super motivante, ho messo i Queen. Aspirapolvere, ho fatto i vetri, una bella passata di aspirapolvere, una passata di straccio e andiamo ufficialmente giù. Quale? Qua iniziavo a cedere, ti dico la verità, mi hanno detto dai Erika, dai dai che ce la fai. E quindi abbiamo pulito anche il vetro, la porta, e la scarpiera e tutte le scale e abbiamo ufficialmente pulito tutto. Sono 10:30, i vetri sono stati puliti, anche la scala è stata pulita, tutta la cucina è stata pulita dalla parte esterna, poi con calma farò gli interni anche perché non li ho fatti da molto. Camera da letto pulita e abbiamo anche acceso l'albero della felicità, questo è qui solo appoggiato, praticamente lo sto accendendo alla sera, alla notte, che me lo metto di là dove ho la presa. Non abbiamo lo stendino. Oggi stranamente non abbiamo lo stendino, devo solo poi più che stirare queste tre cose qua più il camice. E stranamente non abbiamo odore di fuoco, però c'è una puzza assurda che arriva di là dalla parte della cucina, quindi ho chiuso di là. Io non so questa gente cosa fa nelle loro case. Ed abbiamo anche pulito vetri, la scala, le piante. Il pacco intanto è pronto, Secondo me da qua a fine settimana ce la faccio a andarlo a spedire. Doveva venire il papà di Miki, ma non l'ho sentito. E con questo super video motivazionale spero di averti dato un po' di motivazione. Spero che la mia compagnia di oggi ti abbia fatto piacere. Io nel video di sabato ti ho detto ci vediamo domani, dimenticandomi che domani era la domenica. Ma io la domenica non voglio fare video. No, perché a me cambi qualcosa, perché io sono avanti rispetto a te di 4 giorni. Semplicemente perché la domenica è il giorno della famiglia, quindi per questa mia scelta non voglio pubblicare niente la domenica. Detto ciò, io ti ringrazio se sei stata in mia compagnia fino alla fine di questo video, ti auguro un meraviglioso lunedì, un meraviglioso inizio settimana e se piacere noi ci vediamo domani. Ciao!